Eccoci Ci siamo. qui, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Spisni. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Eccoci qua. Oggi è giovedì e siamo con ingredienti parenti. Ah, comoda, facciamo gli scherzi, eh? Vi avevamo detto che c'era il nuovo piano editoriale. Intanto, buon giovedì. Come state? Allora, io sto benissimo, benissimo, benissimo. Spero altrettanto di voi. Stavamo facendo un conteggio. Dimmi, vuoi dire Arrivano qualcosa? dei gran like, Giuseppe è subito il primo, li vedi? No, perché non hai gli occhiali, No, te li adesso dico io. non è per gli occhiali, che io avendo sul PC ho un attimo di Ah, differita, come si un mucchio dice. di like, ciao a tutti, un Ah, che mucchio di bellezza! Allora, Giuseppe, ho like. già sentito che ci sei. Ciao e grazie del like. Allora, io ti faccio il È cuore. arrivata anche la Tonia, buongiorno Elisabetta, Ciao Maria Elisabetta, ciao a Antonietta, tutti. ciao ciao, ben arrivati, anche un mucchio di cuoricini, grazie, grazie, Ecco, grazie. meno male, meno male. Allora, i cuori, io stavo dicendo, stavo cercando di pensare, voi che c'eravate lunedì, perché questi c'erano lunedì, me lo ricordo. Ecco, io adesso mi vedo già, ma parto adesso. Eccoci, ti aggiorno, è arrivata l'Alessia, l'Anna, la Linda, la Peppuccia, la Lina, la Roberta, la Pierina, c'è un sacco di gente qua che Allora, l'aspettava come fosse lunedì. buongiorno Alessandra e Stefania. Bene, buongiorno a tutti. Quello che volevo sapere, ciao ragazzuole, dice questo, benissimo, ciao da Lampedusa. Allora, io lunedì sera, che eravamo, qualcuno era in tangenziale in autostrada, qualcuno era già a casa comodo, però eravamo in un bel po' di gente lunedì sera dalla diretta di casa Spisni. E avevamo fatto un ragionamento che era: si cena prima o dopo le 8? Perché mio marito, lui quando ha fame vuole, fa come fagiolino, fagiolino, quando era pronto faceva scoccare mezzogiorno, diceva è ora di mangiare, le mesdè, e mio marito fa uguale, quando ha fame, fame, è tardi, è tardi, è tardi, non è vero, delle volte sono le 6:30, io non mangio le 6:30, non ce la faccio proprio. E abbiamo fatto un sondaggio, ho fatto un sondaggio, ce lo siamo cantati e suonati fra di noi, quelli che eravamo lì, che però eravamo un bel po', eh? A sapere se si deve mangiare, se si mangia prima o dopo le 8, non si deve, uno deve mangiare quando gli pare, però per capire se erano più quelli prima o quelli dopo. E io avevo detto, mi sembra, il cuore per quelli che mangiano dalle 8 in avanti. Io ho detto il cuore perché io mangio dopo le 8, per me era quello del cuore. E like per quelli che mangiano prima delle 8, perché è sempre comunque vita, va bene, anche quello. Intanto li vedo tanti like adesso che sono per salutare. La Francesca dice: ciao da Marotta, si cena quando si ha fame. Ah, Anche meravigliosa! lei come fagiolino e come tuo padre, va bene. Fagiolino faceva così quando aveva fame. Oh, cos'è questa faccia? Me l'hanno mandata delle altre volte. L'ho chiesto, cosa vuol dire quella faccia con il segno rosso sotto? Allora, Luigi, non lo so, non l'ho visto passare la faccia, ma Luigi dice: ma cosa te ne fai di tutti quei limoni? Poi è passato a un'amica della costiera e dice che lei ha i suoi, perché noi abbiamo dichiarato ingredienti parenti gli asparagi, ma E tu. allora, certo, gli asparagi. Allora, cosa faccio con tutti i limoni? A parte che con i limoni si fa una bella maionese da mettere sugli asparagi, si fa anche proprio quando dici solo lessati, non so come si chiamano. A me, mia mamma li faceva così: lessati, un filino d'olio e lo spicchio di limoni prendevi. Un asparago, schiacciavi il limone e lo mangiavi. Però potrei dirvi che sono tutte forzature, non è vero, io la adopero lo stesso così. Ma in realtà questi limoni, siccome c'è una diatriba vecchia, sapete che io ormai ho quasi 50 anni di convivenza con la famiglia siciliana e sono anche molto amica di Salderiso e sono stata ad Amalfi, ho potuto godere della meraviglia dei limoni di Amalfi. Ma anche da vedere, ma anche l'aria fa odore di limoni. E cosa mi hanno fatto? Degli amici, una famiglia amica, mi hanno mandato questi limoni dalla Calabria. E io, molto scettica, ho detto: vabbè, se vuoi mandarli, a cavallo nato non si guarda in bocca, e poi sono curiosa, mi piace sapere le cose che ci sono. Devo dire. Sono appena arrivati, freschi freschi, ho aperto la scatola che è ancora lì dietro. Faceva un profumo perché è una famiglia questa, si chiama il limone di Rocca Imperiale IGP, è un IGP. Allora, in tutta onestà, sapete che dico sempre quello che penso.
Secondo me i migliori in assoluto sono ancora quelli di Amalfi, quelli di Salderisa. Poi ti devo dire, quelli siciliani, sarà che io sono abituata a questo sapore un po' più asprigno, se vuoi. Però, insomma, li amo molto, la Sicilia è sempre la Sicilia. Questi qui sono eccezionali. È vero che hanno la buccia edibile, è vero, come dicono nel loro racconto, che c'è la parte bianca che è perfin dolce da quanto è dolce. E io abbiamo, li abbiamo provati tutti qua, con, come diceva mia cognata Lalia, affettato sottile, con anche la buccia e il bianco, con appena un po' di sale e un po' di olio. E devo dire che sono stati apprezzati. Grazie, allora, beh, allora sappiamo che anche in Calabria c'è un limone IGP. Bene. Grazie, grazie, grazie. Detto questo, io cosa dovevo fare? Ho degli asparagi bellissimi, perché questi non sono gli asparagi di Altedo, ma vengono da Altedo, è lo stesso campo, sugli stessi campi, la stessa azienda, che non può ancora chiamare questi di Altedo, perché sapete, un IGP anche quello ha le sue caratteristiche, però sono bellissime, sono buonissimi, ma non facevano figura per niente messi lì sul tavolo. E allora cosa ho fatto? Ho preso i limoni così belli gialli, col Bert abbiamo sistemato, un po' di foglie, un po' di limoni, ma in realtà argomenti e parenti sono gli asparagi. Che direte è presto, perché è vero che l'asparago dal Tedo arriva un po' più avanti, ma gli asparagi ci sono già, perché io li ho visti, sono in Campania, sono dappertutto, poi questi arrivano direttamente da lì. Quindi l'argomento della settimana è asparagi, ma qui siete un sacco di gente, quando verrà in Sicilia, Palermo, così dialoghiamo e ci faremo un bel selfie. Ah, va bene, ma sai, è tanto che devo venire in Sicilia, tutti gli anni dici io sono calabrese e non lo sapevo, grazie. Hai visto? Hai visto? Hai visto cosa ci impara da Bologna? Da Bologna vi abbiamo spiegato giù in Calabria che avete un prodotto eccezionale. Vedi? Che siamo serviti, siamo stati utili, perché tutto il mondo passa da Bologna. Poi ci saluta nonna Giuse, nonne, patrimonio dell'umanità. Ciao cara nonna Giuse. Ciao nonna Giuse, nonna come me, nonne, con i nostri nipoti, quindi di conseguenza anche i figli. Sul Monte Conero, scusami, dice Susanna, sul Monte Conero in Ancona è pieno, avranno anche loro dei limoni particolari, forse un IGP? Chissà. Chissà, se sapete che ci sia, mandateci, noi vedete facciamo da eco, senza presunzione, perché sono notizie che ci arrivano da voi. Però se possiamo essere utili a divulgare e soprattutto curiosi, perché io sono curiosa, non lo sapevo ed ero anche un po' scettica quando ho aperto la scatola, ma mi è arrivato nel naso tutto sto profumo, ho detto opla, però mi sa che, e sono stata contenta di raccontarvelo. Quindi qui qualcuno scrive dalla ciociaria, ecco, Alessandro ci dice Bologna insegna sempre, e allora cosa siamo, la prima università per cosa? Per tempo, per grandezza, per tutto, perché siamo curiosi, qui passa tutto il mondo, perché Bologna è il centro, va bene, come diceva, chi era il Cherubini, come si chiama, Jovanotti? Dice l'ombelico del mondo, ma parlava di Bologna, cosa pensate voi altri, va bene, comunque, questo è argomenti parentesi, mi sono persa, ma perché fare le parenti, esatto, parlavamo di asparagi, poi abbiamo deviato su questi limoni IGP. Ma allora, qui ci stanno dicendo tante cose, vedi, tante cose buone, da Venezia dice in un inverno caldo ci sono già gli asparagi a Bologna, è vero, eccolo, origine siciliana, conosco molto bene i limoni, ma vivo a Bologna da 60 anni, vabbè. Tu sapevi anche tu che ce l'avevano anche in Calabria IGP? Io non lo sapevo. Comunque, invece parliamo degli asparagi, che è roba di casa nostra, anche se non è vero, perché gli asparagi, adesso voi me lo potete confermare, ce li abbiamo in tutta Italia, dall'asparagina selvaggia, selvaggissima, sì. Ecco, agli asparagi noi abbiamo quelli di Altedo, quelli verdi di Altedo, però ci sono quelli bianchi anche, in Alta Italia ci sono quelli bianchi. E c'è una bella... Allora, vuoi che te lo dica? Cesare Nicola, che è quello che ha gli asparagi di Altedo, dice che i bianchi loro li buttano via. Ecco, secondo me sono bianchi differenti da quelli che ho visto, che sono invece quelli bianchi. Ora, voi correggetemi se sbaglio, ma sono buoni tutti e due. E credo che come preparazioni cioè, si equivalgano, anche se il sapore è leggermente è un po' diverso, è uno un po' più asprigno, l'altro più dolce, però insomma gli asparagi sono tanti. Poi l'asparagina, quella selvatica, quella c'è dappertutto,
Io non so se siano uguali, però mi ricordo che giù al paese di mio marito, al paese di mio suocero e dei miei suoceri, c'era, si raccoglieva bella fresca ed è la stessa che si prende andando su verso San Luca anche da noi. Quindi, qua la come Maria dicono? Scusa dice che da Vicenza ci sono già gli asparagi, sono bianchi e sono buonissimi. Io li ho sentiti quelli bianchi, mi sono sembrati molto buoni. Anche Alessia quest'anno li ha già mangiati parecchie volte con olio e limone, però non ci dice da dove arriva. Sarebbe bello saperlo da dove venite, perché in Piemonte c'è qualcuno. In Piemonte, esatto, di Santena dice che hanno degli asparagi favolosi. Te lo dico che ci sono un po' dappertutto. Qualcuno mi dice sì, sono buoni tutti e due, asparagi. Asparagi, si fa il riso buono. Ma si fa tutto buono, perché voglio dire, se fai due ovette con gli asparagi, se ti fai una scaloppina con gli asparagi, è tutto buono quando gli asparagi sono buoni. Voi lo sapete che l'asparago, che cos'è? Il bocciolo. Quindi mi ha insegnato anche questo Nicola Cesari, che l'asparago giusto ha un giorno, perché in un giorno mette fuori la testa ed esce. Perché se tu lo lasci lì sulla pianta, dopo diventa duro e cambia sapore, quindi va raccolto, tutte le mattine raccolgono solo quelli che sono fuori, che sono giusti. Poi quando vai a lavorarlo lo sai per capire qual è il punto, non è una questione di lunghezza, perché ci sarà, questa è la misura giusta per essere edibile. Da soli la parte, guarda quanto è bello fresco, non so se lo vedete qua, che c'è ancora poco, che posso che viene a prenderlo, non ci arrivo, non ci arrivo. Bello, faglielo vedere te. Ci vuole il bello. Perché ecco, si vede che è bello fresco, che c'è ancora proprio il liquido. Sì. E così li ha appena raccolti e sono uno spettacolo, ma per dire che non è tanto la lunghezza che fa, perché c'è quello che si rompe prima, vedi questo qua, anche se è grosso si è rotto più giù. Vuol dire che dove si spezza da solo, lì è il punto di dove comincia il gambo duro e non si mangia. Allora, vedi, la Maria dice che ce ne sono di super famosi a Tien, vicino a Bassano del Grappa, ecco, e sono bianchi. Io sono questi di Bassano del Grappa che ho sentito bianchi. Sono bianchi, 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 sì. E sono buoni, io devo dire sono buoni, nonostante quello che dicono qua quelli di Altedo, che dicono noi quelli bianchi li buttiamo via, ma sono quelli verdi acerbi quelli che buttano via, invece questi sono bianchi perché sono bianchi di fattezza, secondo me. Però, Angelica dice asparago rosa di Cialvegna, prodotto Cilavegna. Deco in Lomellina, provincia di Pavia, Lombardia. Rosa, chissà se si può avere un'immagine, qualcosa, scriviamocelo qua. Ma non, in Sardegna tanti e buoni non coltivati, quello che dicevo prima, quelli selvatici che ci sono dappertutto, che sono buonissimi. Ciao bellezza, Simona un po' in ritardo, pazienza, noi tanto siamo qua e poi sapete che se perdete la diretta dopo lo pubblichiamo. Allora, se gli asparagi di tanti tipi sono argomento parente, ingredienti parenti, allora cosa ci sarà nella zuppiera? Ci può essere un pomodoro. Ma un po' si vedono, sai, caraspismi. Sai perché avevo paura di schiacciare la testa? Allora con il Berta abbiamo fatto così. Vi faccio vedere, lo giro a favore di camera, l'asparagina, che non è l'asparago selvatico, è un'altra cosa ancora, è un sapore diverso sia dagli asparagi che dall'asparagina selvatica, ricorda tutti e due, un po' uno un po' l'altro, una bella via di mezzo. Allora, io questi li mangio anche crudi, così da pinsimonio, perché sono buoni così. Buonissimi. Dimmi. Leone dice che c'è proprio una sagra dell'asparago rosa a Mezzago. Chissà, se passi da Mezzago vai alla Dov'è sagra. Dov'è Mezzago? In che regione è? In che provincia è Mezzago? Ce l'hanno detto prima, ma è scappato sul commento. Adesso il Bert dalla regia ci illumina sicuramente. Qui dice, signora Spisi, ci insegna la marmellata di limoni. Non mancherò. Nella nostra piana di Catania ci sono quelli selvatici che sono una goduria. È come nella nostra San Luca. Da San Luca ne trovi rosa di Mezzagno. Sacra asparago rosa di Mezzagno. Però non dici da dov'è.
Ecco, comunque abbiamo visto che allora quello selvatico c'è dappertutto. Sarebbe bello poterne assaggiare uno, uno, uno e uno. Io ho assaggiato quelli di Leonforte, quelli di San Luca direi che sono praticamente uguali. Quelli di Leonforte, tutta la roba di Leonforte è sempre un po' più piccolina e più intensa, ma perché loro hanno poca acqua, molto meno di noi. Però i sapori si equivaleva con l'asparago, l'asparagina. Allora, quell'asparago selvatico, come si chiama l'asparago selvatico? Perché l'asparagina è questa qui, che è, anche questa mi spiegava, cioè è una pianta di asparagi giovane, non è l'asparagi selvatico, questo è coltivato anche questo, Questa è la star. Con questo noi domani, io domani alle 15 su YouTube, ho mangiato un asparago, mi sembrava di averli lavati, perché dovete sapere, dovete lasciarli a bagno tanto. No, li ho lavati, non mi sembrava, li ho lavati, però la punta, che è quella che spinge la terra per venire fuori, si impregna fin dentro. Dopo che li hai lavati tante volte ancora perde un po' di sabbia, di terra sabbiosa. E vabbè, ce n'ho un po' sotto i denti, pazienza, non morirò questa volta. Però ritorno a lavare, perché altrimenti qui la mangiamo tutti. Domani faccio la ricetta con questa asparagina, quindi la domanda qual era? Ah, perché asparagi solo non sarà, perché che ricetta è se faccio asparagi solo? Quindi la ricetta che faremo, che farò, sarà vegetariana o carnivora? La domanda era questa, che così vi potete sbizzarrire, dare anche eventualmente qualche suggerimento, anche se poi io il piatto l'ho già stabilito, perché così non faccio pallottini. Domani alle 3 su YouTube. Domani alle 3. Ciao ragazze, siete uniche, va bene. È bello farci il liquore e limoncello. Ah, lo so, però sai fare il liquore e limoncello? A parte che secondo me questi sono raccolti da un po', invece mi sembra che vogliono appena raccolti. Va bene, allora, frittata dice Susanna Bartolini. Bartolini e Giuseppe dice vegetariana, Anna Laura vegetariana, Mauretta vegetariana, la Carmela dice bella pisni. Bisogna sempre fare la stessa cosa, perché non si riescono a leggere che passano in fretta. Allora, decidiamo qual è il cuore. Il cuore vegetariano, allora, visto che i primi sono partiti vegetariani, il cuore è vegetariano, il like è carnivoro. Poi ricordiamoci che dopo dobbiamo contare, che non ci confondiamo, ce lo scriviamo, lo scrivo, guarda, lo scrivo, cuore abbiamo detto vegetariano, il like al momento mi sembra carnivoro. Che ne arrivano tanti di entrambi, però la Silvana, la Nicoletta scrivono tutti vegetariana, la Clara addirittura già dice frittata. Ah, la Mirna dice per me ci sarà senz'altro un po' di salsiccia. E a me piace molto salsiccia e asparagi. Vegetariano carnivoro dice questo qua. Chi è? Alessandra, sei tu. Sono io. Ah, va bene, uno di voi altri che fate i giullari. Bravi, bravi, bravi. Anche senza liquore il limoncello è molto più buono ugualmente. Ma io adesso questo non lo so. Questo parlavamo dei limoni che hanno un po' catturato la scena, ma è giusto che sia così. Allora, direi che ci mandiamo a domani alle ore 15 su YouTube con la ricetta in diretta e scopriremo se vegetariana o carnivora. Noi faremo poi il conto, vero Berto? Dopo tu conti, vero? Riusciamo a contare. Abbiamo detto vegetariana al cuore, il like carnivoro. Vi saluto, vi mando un abbraccio grandissimo a tutti quanti da dappertutto. Io non dico in tutta Italia, non dico in tutta Europa, dico in tutto il mondo, ma perché no? Anche su Marte, su Venere, dove siete siete, un abbraccio grande a tutti e dovunque voi siate mangiate gli asparagi che vi fanno bene. A domani, ciao, ciao.